sono come la cinella della cerna, ciutrula e pisciutrula. E da cerra sono venuto con questo mito ciutrula, ma do divertimento a tutti questi belli signori. Oh, buonasera, buongiorno. Mo fa giusto un anno che non ci abbiamo visto. E mo caccia prima felice e contenta, faccio raccontarsi i miei quattro patimenti. Giorno sabato 22 febbraio 1975, nella scuola di Tavernanova si è fatta una piccola recita sul carnevale. Questa recita è stata organizzata dagli operai dell'Alfa Sud di Pomigliano d'Arco. C'era Pulcinella, la moglie Zezza, la figlia Vincenzella e lo sposo della figlia Don Nicola. La recita era intitolata La canzone di Zezza. Gli interpreti erano tutti maschi, ma due erano travestiti da donne. Hanno recitato molto bene. Ci hanno fatto fare un mucchio di risate. Qual è la trama della canzone di Zezza? Ecco, innanzitutto questa è Zezza, Marcello che si traveste da Zezza, e Giacomo è la figlia di Zezza, Vicenziella. Qual è la vicenda? Qual è la storia? La vicenda è questa, che prima di tutto, come hai detto tu, io sono la moglie di Pulcinella, Zezza, e che rappresento quel tipo di donna, quel tipo di moglie che non lascia vincere il marito facilmente. Che poi diciamo d'altronde ha una figlia da sposare e che è arrivato Don Nicola, lo studente, diciamo figlio di gran signori, e che io per il bene di mia figlia, di Vicenzella, voglio far maritare Don Nicola. Mentre invece Pulcinella è il contrario, allora c'è. Perché fa... non vuole Pulcinella? Non vuole perché ci sta il contratto, perché noi siamo contadini e Don Nicola è, diciamo, è figlio dei signori, no? E allora qual è il problema? Il problema è semplicemente questo, che, come devo dire, ci sta una certa distanza che Pulcinella fa, capito? Ed è contrario a tutto questo. Cioè, vuole far sposare la figlia, diciamo, a uno del suo livello, diciamo così. Zezza è la tipica mamma, diciamo, che ci tiene per la figlia a fargli cambiare anche ambiente, se per questo.
Ha capito? Ma diciamo Pulcinella è l'uomo. Sì. L'uomo in un certo tipo di famiglia è l'uomo padrone che comanda. Anche di casa, che comanda. Di casa. Che però ci sta anche la moglie, ci sta anche la moglie che non vuole essersi sottomessa perché è una donna abbastanza vivace, è una donna che non si fa passare il pelo sotto il naso. Allora dà le badosse al marito. Tu sei pazzo, sei vera, cacciate d'aranza rasa, che la povera figlia che scorturata. Tutto considerato, Pulcinella è uno che non vuole che cambi nulla, vuole no, che le cose restino come stanno. Mentre senza, diciamo, la tipica donna che si adegua ai tempi. La voglio far scialare, cucenda innamorata, con feve di un signore pure sordata. Pure con l'armata, pure con l'armata. Ma comanda Zezza o Pulcinella? Io comando io nella Zezza, comanda cioè... la Zezza e basta. Ma nella vita cosa avviene? Chi è che comanda? L'uomo. Io direi un po' anche la moglie. Vabbè, ma la moglie comanda i figli. O marito non comanda. Non è vero. No. Questo non è detto che comanda per forza il marito, perché questa è una questione anche di carattere, scusa. Ci stanno anche delle mogli pretendenti che non si vogliono far comandare dal marito. Il Pulcinella vorrebbe comandare, vorrebbe fare qualcosa, ma in realtà si sottomette sempre. Basta reda
Don Nicola, secondo te chi è? È uno studente che viene da fuori credendosi superiore, quindi la Zezza lo accetta credendolo superiore a Pulcinella. Più ricco? Più ricco, da una società più elevata. Cioè un personaggio simpatico o non sì, simpatico? È simpatico, un personaggio simpatico. Cioè è un personaggio simpatico, però si vuole dare quegli atteggiamenti da superiore, che poi man mano cade nella, diciamo come cadesse nella trappola della Zezza. In pratica vince Zezza. Vabbè, sì, vince Zezza, cioè alla fine la Zezza dà un carattere non duro che c'ha, direi, ma è... Più forte. Cioè, è un carattere forte che riesce a scoprire che è effettivamente la realtà di Don Nicola. Che non è che la Zezza oppure Pulcinella si sente inferiore a Don Nicola. In definitiva, chi è che comanda? Il marito o la moglie? E se, diciamo, nel soggetto... Vabbè, da uomo, se sono sposato io, comando io, l'uomo. E questa è la domanda, no? Riccia buona, ma figlia mia, la fatena fa prima tu. Si chi lo vene pare, tanterà lì tu. Si belle, si carose, chi la da fana tuva, e si non da ne buia, chi la do sportosa, chi la do sportosa. Poter già sportosa, sappia. Ma nella vita chi è che chi comanda? Zezza o Pulcinella? Nella vita comanda secondo me, sono del parere che comandano tutte e due. D'Arco, cittadino industriale, è l'unica città, l'unico paese della cintura vesuviana che ha il privilegio di avere un gruppo di giovani che si interessa di queste vecchie canzoni. Ed è interessante che siano degli operai di un paese con delle grosse industrie, con industrie ad alta tecnologia, catene di montaggio, che siano ritornati a queste vecchie tradizioni come la Zezza, come le tamburiate e queste altre cose. Qual è la spiegazione? La spiegazione è questa qua, che noi risentiamo ancora questa cosa. Ma anche loro dovrebbero risentirne, quelli che ancora continuano a fare l'agricoltura. E noi, proprio il fatto che ci hanno messo queste fabbriche, noi ci abbiamo trovato... Che stavamo lavoravamo all'aria, ci siamo richiusi così, abbiamo sentito una specie di forza che avevamo nell'anima e abbiamo di farla, siamo scoppiati e abbiamo fatto rinascere queste cose che per noi sono una nostra cultura personale che ci hanno rilasciato i nostri nonni, le nostre discendenti. Non è che noi abbiamo
siamo scontenti di queste fabbriche, noi abbiamo lottato per far venire queste fabbriche, però abbiamo bisogno di cantare queste canzoni antiche e cerchiamo in mezzo di farci capire anche in fabbrica. Angelo De Falco, insegnante e un po' il coordinatore del gruppo. Alfa Sud è stato il momento culminante di questa grossa distrazione rispetto alla cultura popolare e alle sue manifestazioni. Per esempio quali manifestazioni? Che in linea di massimo sono ridotte del 30-40%, ma si fanno sempre. Le feste? Cioè Madonna dell'Arco, tutte le feste calendariali delle nostre parti, della Campania, insomma. Anche il vostro gruppo, del resto, mi pare che sia costituito in occasione di una di queste feste. Sì, questo gruppo di persone si è incontrato in una festa tradizionalissima sulla montagna di Somma. Come si chiama? Madonna di Castello. E si sono incontrati con le stesse esigenze, lo stesso spirito, la stessa forza di esprimersi per certe cose. Hanno pensato di legare di più e di andare presso coloro che queste cose le hanno un po' sopite, insomma, sono più distratti verso queste cose per tentare una ulteriore aggregazione in senso naturale. C'è una stupenda canzone, mi pare, che si canta in quella circostanza, no? Canto a suffragio, come si chiama? Madonna Suffragio. Cioè Madonna della Vittoria si chiama questa canzone. Voi vi limitate soltanto alle vecchie canzoni o ne fate anche che riguardano i vostri problemi magari in fabbrica? Sì, di vecchie canzoni ne facciamo, le abbiamo trovate, le sapevamo. Ora noi stiamo cercando di fare qualche canzone che riguardi i problemi attuali, i problemi di fabbrica. Stiamo cercando di fare una canzone sull'Alfa Sud. Come comincia questa canzone? Come comincio? Come la state facendo? Allora, e man ritte vai, no, man ritte vai, detto, vai, man ritte vai, ci sono chiuda. Queste... Cosa ha trovato una volta che c'è entrato dentro la fabbrica? Abbiamo trovato queste grandissime macchine che noi non siamo abituati a vedere, siamo impressionati, ma che siamo andati qui? C'è la catena di montaggio? La catena di montaggio, per sentire questa catena. Ora chi ci fece? Questa catena di montaggio mi pare dice la vostra canzone che... Come? Per la bocca? La bocca ogni minuto cacciava una macchina a forno. Ah, cioè per noi è una specie di mostro che ogni minuto caccia una macchina finita. Per noi è stato impressionante vedere questa cosa. Noi ci immaginavamo per fare una macchina, chissà quanto tempo ci vuole. No? Vediamo una macchina che esce un minuto, ogni minuto esce una macchina, per noi è stata una scompulsione mentale, una cosa che... Ignoravamo il processo meccanico. Non è che ignoravamo, non
non siamo stati mai a contatto con queste, con queste, con questi, diciamo così, possiamo definire mostri meccanici. E c'è un po' come nelle antiche favole che quello entra e c'è l'orco. C'è l'orco che... Che sta per divorarlo, no? Sta per divorarlo, sì. Tant'è vero che c'è l'incontro con un altro, no? Mi pare che questo ipotetico personaggio che entra dentro la fabbrica si trova smarrito e incontra uno che gli dice... Vuole un po' che un po' parla con un compagno e dice, ma tu come ti trovi qui dentro? Io è il primo giorno che sono entrato, vorrei sapere un pochettino la situazione qui, come sta. E quello che gli dice? E che gli dice? Voglio, in caso devo lavorare. Qui ci sta una pressa che... ci sta una pressa che butta presto, cioè sarebbe a dire devi fare presto, c'è il tempo, tu non è che c'è il tempo di fumarti una sigaretta, solo quando il tempo è stabilito, quando te la devi andare a fumare. Gli dice vattene prima rimane. Come nelle favole degli orchi, delle... Dice vattene, qui ti mangiano. Insomma, fatto sta che voi l'avete vissuta questa grossa fabbrica che fa una macchina ogni minuto come una specie di antro dell'orco, la cava Sì, la cava sarebbe questo mostro che noi... Che c'è il rischio di uscirne disumanizzati, divorati, insomma. Divorate, perché là ci c'entra il nervosismo. Non è che il lavoro è pesante, però... E il fatto che tu devi fare una cosa sempre continuo, sempre continuo, sempre continuo, e che quella cosa è sempre la stessa cosa, non hai quella cosa di far valere le tue capacità, no, là si lavora ad esempio sempre a fare la stessa cosa, devi fare questa nacchera, la devi chiudere, viene un'altra e la chiudi, viene un'altra e la chiudi, viene un'altra e la chiudi. Noi invece la vorremmo costruire, la vorremmo fare da capo. Ma queste purtroppo sono le ambienti di questa fabbrica e noi non ci possiamo fare niente. E diciamo la canzone che state componendo vi aiuta a capire la fabbrica? Sì, ci aiuta un pochettino a sfogarci. Già voliva camba camba rangopane che se che la ga a non voleva i e notta e scure savano stane tutte tre a Romuli di alluggia. Adorate!